Avete ancora il coraggio, avete ancora la faccia di merda di venire dagli italiani a chiedergli i soldi con gli SMS, con tutti i soldi che vi siete mangiati, con tutti i soldi che vi siete mangiati, quel paese lì raso al suolo, lo potete rifare 10.000 volte, ma di che cazzo stiamo parlando in una nazione dove i politici sono i più ricchi del mondo, dove hanno i più grandi privilegi del mondo, dove fanno finta di litigare, dove fanno finta di litigare. Mi dispiace ancora oggi nel 2016 vedere gente che mi segue, che ancora crede nella destra, nella sinistra, vaffanculo, sono tutti amici, come cavolo ve lo devo dire, sono tutti amici, in una nazione dove si spendono soldi per nulla, in questa nazione dove fanno migliaia di rotonde nel nulla che non servono a niente, dove pensano all'alta velocità facendo la Lione-Torino, l'alta velocità, e poi dopo succedono le tragedie come succedono a Bari, che abbiamo ancora la linea unica gestita ancora con il telefono a mano. In questa nazione, in tutti questi anni, si sono mangiati l'ira di Dio. Non è possibile nel 2012 che una scuola rifatta dicendo che era antisismica, poi succede un terremoto, cade. Non siete capaci. Dimettetevi, prendete i giapponesi, metteteli loro. Se è stata costruita in una norma, con un cemento in una norma, depotenziate, li buttate in galera. Io mi sono rotto i coglioni di questa nazione che ti viene a chiedere ancora soldi. Soldi di che cosa? Una nazione che è piena di parassiti, una nazione che è piena di cazzari, una nazione che è piena di nulla facenti, una nazione che è piena di falsi invalidi, una nazione che è piena di gente pagata da questo Stato che sta tutto il giorno a cazzeggiare dalla mattina alla sera, e hanno pure la faccia di culo di neanche nascondersi. Abbiamo una nazione dove oggi mangiano ancora di più quelli eletti dalla politica, i vari funzionari grossi pubblici. Mi sono rotto le palle, come avete il coraggio, la faccia di merda di venire ancora a chiedere i soldi agli italiani, mandateli a sapere, non mi mando niente, vi mando a fare in culo. A Roma quanti siete giù in quei palazzi, quanti siete giù a mangiare, quanto mangiate ogni mese, vergogna, vi dovreste vergognare, non avreste neanche il coraggio di mettere la testa fuori. E purtroppo c'è un mare di italiani, una marea di italiani che vi votano ancora, che credono ancora in voi. Voi che non avete mai lavorato un giorno, non avete mai fatto un cazzo nella vostra vita, siete dei parassiti di primo livello, e credono ancora a voi, vi continuano a votare in una nazione normale, in una nazione normale, vi avrebbero già preso a calci nel culo, vi avrebbero già preso tutti a calci nel culo. Ma arriverà un giorno che questa nazione tornerà alla normalità. Non chiedo la luna, la normalità, e vi mandano a casa tutti, vi mandano a lavorare, parassiti che non siete altro.